Nell'inferno siriano più della metà di ospedali e strutture sanitarie è stata distrutta dalle bombe e due terzi del personale è scappato all'estero. Così 11 milioni e mezzo di abitanti non hanno cure mediche. Ospedali aperti è il progetto cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana con 1 milione di euro di fondi 8 per 1000 che sta dotando 3 ospedali cattolici, 2 a Damasco e 1 ad Aleppo, di attrezzature sanitarie oltre alla formazione del personale. L'idea è del nunzio a Damasco, cardinale Mario Zenari, che paragona il martoriato popolo siriano alla viandante della parabola del buon samaritano. La Siria è esattamente quel povero che scendeva da Gerusalemme a Gerico, che è incappato nei ladroni. Non sta a me dire chi sono i ladroni, la comunità internazionale può mettere il nome a questi ladroni che hanno aggredito la Siria, l'hanno massacrata di botte e l'hanno lasciata sul ciglio della strada. Tra 2 giorni la Siria entra nell'8° anno di guerra che continua a mutare pelle, da conflitto civile a guerra per procura. E adesso si dice è un conflitto armato internazionale, con 5 tra i più agguerriti eserciti nel mondo. E si trovano a pochi metri gli uni dagli altri, ancora per fortuna non in guerra, ma che se si pestano i piedi non si sa che cosa possa succedere. Ospedali aperti è gestita dall'ONG AVSI, che in 3 anni intende raggiungere 40.000 pazienti, cristiani e anche molti musulmani, visto che metà dei cristiani ha abbandonato la Siria e forse non tornerà più. Particolarmente drammatica, infine, la condizione dei bambini orfani. È la strage degli innocenti. Migliaia e migliaia e migliaia di bambini. Ad Aleppo ci sono circa, dicono, dai 2.000, questo dall'autorità, dai 2.000 ai 6.000 bambini che vivono a randagi. L'anno scorso ne hanno trovato 4 o 5 morti di freddo e di fame in uno di questi edifici bombardati, no? Erano stati derubati qualche giorno prima dagli aiuti alimentari che avevano ricevuto. Ne hanno trovati morti di fame e di freddo.